Pensavo di, perché mi venisse invece non è più. Vabbè, comunque quella prima mi è venuta abbastanza.
Quindi anche uno strumento apparentemente così scuro come suono, quindi lontano da questi toni più brillanti. Questo è un pezzo di jazz, rock, funky. Detto anche sì, turbardino, alcuni lo chiamano fonio, anche quello che c'ha una seconda serie di ritorte per quando si mette questa, quindi scende ancora più giù. E come vedete io giù qualche volta le note non le prendo. Poi se metto questo quarto pistone, un po' stonato, ci vorrebbero di altri tipi di... Quindi con l'eufonio posso anche, avendo questo pistone, che sarebbe primo e terzo. Posso scendere ancora sotto. Qui posso scendere, ma le note non sono intonate. Labbro un po' intonale, che non è giusto, perché poi viene il suono, questo suono, perché se non lascio, non è intonato. Esercizio per il labbro, anche perché poi questo è un bocchino da trombone, non è un bocchino da fonio, cioè l'entrata è lo stesso, ma bassi tuba, vogliamo anche tuba tenore, perché la famiglia dei filicorni non è, poi è un po' strana, perché cioè il filicorno tenore e questo baritono in realtà sono tornati uguali, le differenze sono nel canneggio, che questo è molto largo, quindi questo suono cicciotto, rotondo, pieno. Molte volte noi sentiamo il suono, ma l'ottava, ma poi abbiamo l'impressione anche dalla rotondità, da altri armonici, che è più basso, perché un flauto dolce sembra molto più basso di quello che è. Un flauto dolce soprano in realtà è come fosse un ottavino, però non dà l'impressione
non dà quella impressione di stridulità del suono acuto. Questo è un tenore, ma dà l'impressione di essere più basso. Sottovalutato, sicuramente nel jazz. Poi volendo può fare anche i bassi, anche se non è uno strumento basso, però facendo più che altro degli arpeggi. Va bene. Ok.